Signore e signori, buonasera. Torniamo con un ospite che i lettori, il pubblico di BioBlu conosce benissimo da tantissimi anni, fin dai tempi dell'ultima parola. Ti ricordi Lidia Ondiemi? Comano, sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ciao, abbiamo qui in collegamento l'economista Lidia Ondiemi, perché ha scritto un libro, è un testo fondamentale. Devo dirti, Lidia, che quando l'ho guardato e ho cominciato a leggerlo mi sono impressionato, perché è scritto veramente bene, in maniera divina. Traspare proprio una padronanza della materia, una cultura. Io ho detto, non sapevo che tu scrivessi in questo modo, che mi sono perso in tutti questi anni. Questa è stata la mia reazione. Allora, il libro si chiama, adesso lo faccio vedere a tutti, vediamo se riesco a farlo vedere a tutti. Facciamo così, ve lo faccio vedere qua nell'angolino, eccolo qua, si chiama La lotta di classe nel XXI secolo, la nuova offensiva del capitale contro i lavoratori, il quadro mondiale del conflitto e la possibile reazione democratica. Lidia, insomma, quando parliamo di lotta di classe siamo abituati a pensare a Marx, no? E dici, beh, siamo rimasti lì, gli operai, i capitalisti, le fabbriche. Oggi però il mondo è completamente cambiato, eppure si può ancora parlare di lotta di classe, forse che sono cambiate le classi. Spiegaci un po'. Beh, in realtà purtroppo con l'innovazione tecnologica siamo tornati indietro ai tempi di Marx, e quindi le analogie con il capitalismo dell'Ottocento sono pazzesche, perché dopo una parentesi che noi magari, che già abbiamo una certa età, abbiamo conosciuto, quindi credevamo che attraverso l'innovazione tecnologica avremmo migliorato le nostre competenze, pensavamo che la qualità proprio del lavoro sarebbe migliorata, in realtà, essendo che la politica non ha mai agito, diciamo, ponendo delle riflessioni sociali sull'impatto della tecnologia nei sistemi produttivi, è accaduto che il capitale ha utilizzato la tecnologia proprio uso e consumo per trarne il massimo profitto, e quindi oggi ci rendiamo conto come molti lavori sono standardizzati, proceduralizzati dall'innovazione tecnologica, la quale sostanzialmente ha trattenuto a sé tutto il know-how di tutte della maggior parte delle professionalità. E quindi, per fare un esempio molto pratico, se prima per svolgere per esempio delle attività amministrative era necessario avere determinate competenze, oggi si inseriscono dei dati e i sistemi processano qualsiasi tipo di conoscenza professionale. Quindi abbiamo avuto un appiattimento verso il basso delle conoscenze e delle professionalità dei lavoratori, ed oggi fondamentalmente, se andiamo, diciamo, da lavori più standard come Amazon, ma come ti ho detto, attività amministrative e contabili, per esempio i bancari, no? Noi abbiamo sempre avuto nell'immaginario collettivo che un bancario con una certa professionalità quindi svolgesse un lavoro di qualità di un determinato tipo. Invece oggi assistiamo ad una convergenza tra un operatore di call center, ad esempio un bancario, perché oggi anche il bancario inserisce dei dati al sistema e il sistema processa. Non avendo, come ti ho detto prima, la politica posto mai delle riflessioni su come controllare l'impatto della tecnologia ad uso e consumo del capitale, oggi la gente fa sempre meno, le macchine fanno sempre di più, e quindi siamo sempre di più un piccolo anello di una grande catena produttiva di cui sconosciamo poi alla fine quello che è il valore anche sociale e politico. Ed oggi, come racconto nel libro, sia importanti organizzazioni internazionali, ma anche per esempio gli Stati Uniti, si stanno ponendo grossissimi problemi sotto questo profilo, e con stupore da parte nostra, che abbiamo sempre ostacolato questa Unione Europea, anche la Commissione Europea ad esempio sta provando ad ostacolare, magari più avanti ne parliamo, determinate pratiche delle multinazionali attraverso cui queste riescono ad appropriarsi del valore aggiunto giocando soltanto sul costo del lavoro. Quindi, come dire, la lotta di classe oggi è un tema assolutamente centrale, lo vediamo con l'aumento inevitabile, se vogliamo, della disuguaglianza sociale, con il crollo dei salari, la sinistra che ormai non conta più nulla ed il sindacato che perde sempre di più potere di contrattazione. Senti, però siccome tu mi sono segnato dove sono arrivato, no? Perché riesco sempre a leggere molto poco e me ne dispiaccio. Capitolo primo, c'è tutta la prefazione, sono 30 pagine fantastiche. Conoscere il passato per comprendere il presente. Le lotte per la liberazione dell'uomo dalla schiavitù. Quindi il tema è, se noi siamo ignoranti, se non abbiamo studiato, se abbiamo studiato ma abbiamo dimenticato, non riusciamo a reinterpretare quelle dinamiche che oggi ci pongono più o meno nella stessa condizione, ma
semplicemente con le tendine e le finestre diverse rispetto all'operaio dell'Ottocento di marxiana memoria. Allora la mia domanda è questa. Abbiamo, diciamo, non 300 lezioni davanti per coprire l'umano scibile, cosa che tu ripercorri benissimo in questo libro, però riesci a farci una carrellata veloce di questa introduzione che mi ha incredibilmente affascinato sulla nascita della lotta di classe e come si è declinata nel tempo? Una cosa, insomma, abbastanza breve. Beh sì, per me questo primo capitolo è stato di fondamentale importanza perché mi rendo conto che il declino del lavoro è avvenuto perché abbiamo dimenticato come siamo arrivati nell'era dei diritti, lo abbiamo dimenticato perché fondamentalmente ormai la maggior parte dei mezzi di informazione ci portano a questo, però dobbiamo tornare molto indietro per renderci conto del valore dei diritti che oggi possediamo e che stiamo perdendo con troppa facilità. Senza i diritti cos'è l'uomo? L'uomo è uno schiavo, quindi dobbiamo reinterrogarci di nuovo su qual è il significato della libertà, perché la libertà può essere, come scrivo nel libro, un mezzo di sopraffazione del più forte sul più debole, e quindi la libertà del più forte diventa la schiavitù del più debole, quindi le società moderne si sono evolute da questo concetto di schiavitù chiaramente nel corso dei secoli, e quindi l'uomo che prima poteva essere venduto come un oggetto nei confronti del signore di turno, poi pian piano ci si è resi conto che l'uomo non poteva essere considerato uno schiavo e non poteva essere venduto, allora abbiamo introdotto inizialmente un concetto di parità formale, quindi si è detto che siamo tutti uguali e quindi diciamo andiamo tutti avanti in questo modo, ma ci si è resi ben presto conto che il concetto di libertà formale non era in grado di ripianare quelle che poi erano le differenze sempre dal più forte al più ricco e il più debole che era il più povero, e quindi la libertà formale altro non era che diciamo una forma mascherata di schiavitù. E quindi piano piano abbiamo introdotto e lavorato attraverso delle norme, introducendo un concetto che è poi quello sancito anche nella nostra Costituzione di parità sostanziale, di uguaglianza sostanziale, quindi il più debole, che in questo caso era il lavoratore, doveva essere tutelato, non potendo scindere l'oggetto di scambio che è il lavoro dalla persona che lo offre. Abbiamo introdotto nel corso appunto soprattutto degli ultimi secoli tutta una serie di diritti che i lavoratori hanno ottenuto non con la pace sociale, siamo tutti sulla stessa barca, che ha più che altro caratterizzato i regimi autoritari, ma questi diritti li abbiamo ottenuti basandoci su un concetto, cioè che il più debole ha dovuto lottare per ottenere quei diritti. È stato soltanto attraverso la lotta, poi purtroppo talvolta, questo la storia ce lo insegna, degenerato in violenza, ma non è questo il concetto, ma la lotta è stato l'unico strumento vero a disposizione delle masse per ottenere qualcosa da quel mondo appunto fatto di pochi forti che appunto attuavano una grande sopraffazione nei confronti del più debole. Non ti regala niente nessuno. No. Non regala niente a nessuno, è quello che noi oggi stiamo, i diritti che oggi noi stiamo perdendo, stiamo consegnando un brutto futuro alle nuove generazioni, perché con la scusa, ritornando indietro di nuovo nel concetto di parità formale, quindi la famosa cultura liberista che ci dicono ma partiamo tutti dalla stessa condizione e poi il meritocratico, il criterio meritocratico è poi quello che alla fine non è vero, non è così. Il famoso sogno americano, vedi questi film di questi che diventano miliardari partendo con la valigetta di cartone e poi nella vita dici ma quando, dove succede? Il capitale vince sempre, infatti le costituzioni, come appunto descrivo nel libro, non soltanto italiana ma quella degli altri paesi europei ma anche del resto del mondo, partono appunto da questo concetto di disparità tra potere, tra il capitale e le masse che sono i lavoratori, e quindi si danno ai lavoratori una serie di strumenti in più, e lo strumento principale, lo abbiamo dimenticato, come scritto lì nelle carte fondamentali, è la lotta, ed infatti il diritto di sciopero, proprio per evitare che i regimi che pian piano si instaurano purtroppo anche nella democrazia, per evitare appunto che il regime potesse sopprimere questa libertà della lotta per il lavoratore quale strumento per migliorare le proprie condizioni, e quindi abbiamo ad esempio il diritto di sciopero che è stato diciamo tutelato sotto, come diritto fondamentale costituzionale. Allora dobbiamo ritornare a chiederci perché il diritto di sciopero, cioè il diritto a protestare, il diritto a lottare è stato sancito come diritto fondamentale tutelato costituzionalmente, proprio perché i regimi, lo abbiamo visto anche durante
durante il nazismo e il fascismo, questa storia non ci stiamo inventando nulla, che appunto questa idea di corporativismo, del dovere tutti convergere, quindi capitale e lavoro senza conflitto verso l'interesse superiore, è appunto le nostre costituzioni, derivando appunto, volendo contrastare quel tipo di deriva, hanno appunto, se leggiamo la Costituzione italiana, si dice attenzione che non è vero che il capitale ha gli stessi interessi dei lavoratori, i lavoratori sono parte debole e quindi la Costituzione ha cercato di stabilire un equilibrio sostenibile tra gli interessi dell'impresa privata e gli interessi delle masse e dello Stato sociale. Quello che sta accadendo oggi è che noi stiamo completamente disconoscendo il valore della Costituzione, quello che è accaduto nella storia, facciamo finta che il capitale ha lo stesso potere del lavoratore e quindi stiamo togliendo i diritti dei lavoratori per garantire fondamentalmente poi alla fine cosa? La possibilità da parte del capitale di trarre sempre il maggior profitto sul costo del lavoro. Ecco, allora Lidia, ti fermo un secondo, sì. Mentre ti chiedo di sistemarti un attimo il microfono perché ti ci vanno sopra, sì, quei bellissimi capelli biondi che hai, però sono scenografici ma se urtano fanno un fruscio. Sì. Intanto che tu fai questo, ti dicevo, quindi prima avevamo l'operaio contro il capitalista cattivo, adesso dicevi tu all'inizio che abbiamo... che il banchiere con l'operaio, con quello che fa il data center, sostanzialmente fanno la stessa cosa, cioè stiamo vivendo diciamo un riadattamento, una risistemazione della distribuzione delle persone, degli individui all'interno delle classi sociali in cui c'è una riduzione significativa di classi, cioè a un certo punto esistono solo i poveri e solo i super ricchi? Beh sì, tendiamo noi a questo ed infatti nel momento in cui i lavoratori sono facilmente interscambiabili, nel momento in cui per fare un lavoro per cui prima erano necessarie grandi competenze, oggi questo non è più necessario, quindi un lavoratore vale l'altro, chiaramente il potere anche di contrattare i salari dal lato del lavoro diminuisce. Ma non è solo questo, oggi si è perso pure di vista quelle che sono le strategie di espansione delle multinazionali. E te Claudio anni fa ne abbiamo parlato in una intervista che mi hai fatto sul potere delle multinazionali, in questo libro ho perfezionato questa ricerca e quindi oggi le multinazionali riescono ad organizzarsi di modo tale da poter estrapolare tutto il valore aggiunto e non lasciare completamente nulla al lavoro. Il caso più intuitivo è che se noi immaginiamo qualsiasi grande multinazionale, mica abbiamo una grande impresa che viene gestita con un'unica società. Una multinazionale opera attraverso una miriade di società. Accade che i lavoratori vengono inseriti nelle società con bassissimo se non nullo valore aggiunto, di modo tale che la grande azienda che trattiene a sé il know-how, le conoscenze, tutti gli investimenti in tecnologia, dà in appalto soltanto delle lavorazioni di manodopera nella società dove invece ha assunto i lavoratori e quindi può giocare a ribasso. Oggi il prezzo dell'appalto è 100 e gli stipendi sono 100, domani io li abbasso a tanto, il potere contrattuale è mio, sono io la capogruppo, abbasso appunto il corrispettivo 80 e i salari necessariamente diminuiscono 80. Quindi questo processo, se il sindacato e la politica non lo mettono in discussione, è ormai, come dire, incontrollato. L'espansione dell'outsourcing a livello mondiale, le esternalizzazioni, cioè a livello mondiale, oggi è una cosa veramente impressionante. C'è un business di centinaia di miliardi di dollari e quindi, adesso, per esempio, se noi vogliamo pensare di uscire da questo sistema della globalizzazione, dobbiamo studiare il fenomeno, come le multinazionali riescono oggi ad attrarre a sé il massimo valore aggiunto e a lasciare nulla ai lavoratori, quel nulla che chiaramente poi si riflette contro i sindacati, perché se i sindacati non mettono in discussione questo sistema non ne hanno potere di contrattazione, possono solo andare dai lavoratori e dire guarda che l'azienda altrimenti chiude l'impresa in appalto, tanto la tecnologia ce l'ha l'azienda. Claudio, l'esempio classico qual è? E non è solo questo, i call center. Se oggi il call center di Palermo protesta, la grande società di telecomunicazioni ha tanti altri call center sparsi in Italia e all'estero, quindi semplicemente dirotta le chiamate da un'altra parte. Quindi il potere contrattuale dei lavoratori, se non si mette in discussione questo sistema, come ti ho detto prima, nullo. Ora, qual è il punto? Il punto è che siccome anche oggi il governo Draghi punta senza alcuna riflessione su questi temi ad una maggiore digitalizzazione,
che chiaramente coinvolgerà le imprese private che si occupano di tecnologia, accadrà chiaramente che noi andremo ad amplificare anche nel settore della pubblica amministrazione questo potere del capitale e dunque anche dello Stato di poter giocare ancora a ribasso rispetto al livello dei salari. Senti, ma ti volevo chiedere, tu parli di multinazionali. Noi abbiamo mostrato su BioBlu qualche tempo fa una ricerca di un gruppo di studiosi svizzeri che mostravano che c'erano 147 banche che controllavano un po' tutto, perché avevano poi, come scatole cinesi, possedevano tutte le varie compagnie di assicurazioni, le compagnie petrolifere, le compagnie farmacologiche, la produzione, tutto. E poi sopra queste 147 banche, come tu immaginerai, ci saranno anche quei rari, diciamo, quei pochi individui chiamati filantropi, perché noi stravolgiamo anche questo senso, che con le parole si cambia il mondo, no? Che controllano a loro volta le 147 banche, perché tu mi prendi una persona, non so, facciamo l'esempio di uno a caso, George Soros, questo ha donato alla Open Society Foundation, l'associazione che ha creato per, diciamo, interagire con le dinamiche democratiche intorno al mondo, ha donato 19 miliardi di dollari. Perché ne aveva, mi pare, 24, e giustamente ha detto, vabbè, dai, ne ho 24 miliardi di dollari, cosa me ne faccio? 5 mi bastano per la mia vecchiaia come pensione, doniamone 19. Allora, diciamo, oggi tu mi parli di questa dinamica che dal punto di vista, chiaramente, del lavoro, capisco l'analisi che fai, si basa sui rapporti che le multinazionali, i rapporti di forza, che hanno sia con gli stati innanzitutto, e poi con, alla fine, con l'ultimo anello debole della catena, il lavoratore. Però siccome, diciamo, queste multinazionali appartengono a loro volta a una filiera, no? Secondo te da dove parte questa, cioè dov'è che si deve andare? Quando ospiti qualcuno in casa si dice il pesce, vabbè, questo non c'entra, l'ospite puzza dopo il terzo giorno, ma diciamo si dice che il pesce puzza dalla testa, no? Allora, in questo caso puzza veramente dalla testa sto pesce e dobbiamo colpire quella testa lì, oppure ci basta andare a colpire i suoi interessi attraverso l'uso spregiudicato che fanno del lavoro dei multinazionali? Allora, a questo tema ti ringrazio per la domanda, perché ho dedicato una buona parte del libro, ho svelato appunto questo meccanismo delle società che controllano altre società, attraverso questo riescono ad espandersi, riescono a creare degli oligopoli mascherati da concorrenza. Perché? L'esempio classico qual è? Qui ho elaborato una nuova teoria economica sull'espansione delle multinazionali, che penso, insomma, quando avrai la possibilità di leggerla, insomma, mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi. Comunque, allora, cosa accade? Io l'ho chiamata questa teoria dell'economia apparente a contraente unico, perché gli ordinamenti, non soltanto italiano, ma quelli mondiali, ignorano il fatto che, appunto, anche se una società, anche se ci sono tante società, una che controlla l'altra che a sua volta controlla l'altra, di fatto molto spesso un'unica grande società, impresa, che opera con più società. Ma quando io, grande impresa, mi creo due società e acquisto e vendo tra me stessa attraverso queste due società, di fatto io non sto facendo concorrenza, cioè questi scambi non sono scambi reali, perché sono io che scambio l'attività con me stessa. Quindi è quello che accade nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo di qualsiasi tipologia di scambio. Quindi, per esempio, accade che la grande azienda affitta il software alla società che ha i lavoratori, ma in realtà sono due società controllate dalla medesima capogruppo, quindi è un'unica impresa. Quindi che accade? Sebbene sotto il profilo giuridico venga riconosciuta questa problematica di questa finzione di suddivisione di un'unica impresa in più società, a livello mondiale accade che la maggior parte, credimi Claudio, degli scambi a livello mondiale avviene tra consociate, quindi tra la stessa impresa che scambia con se stessa. Vengono meno i fondamentali di tutte le teorie economiche, perché tutte le teorie economiche si basano sul fatto che c'è un acquirente, c'è un venditore, il prezzo si raggiunge tramite un equilibrio, quindi diciamo proprio a livello scolastico, però da quella è la base di tutte le teorie. Quindi io ho inserito questa teoria nel dibattito internazionale, è per dimostrare due cose: che attraverso l'uso di società controllate è possibile manipolare la produttività delle imprese, il valore aggiunto e dunque la destinazione di una parte di questo ai lavoratori sotto forma di salari, e che
proprio questa finzione di scambi tra la stessa impresa multinazionale è oggi un grande fattore di destabilizzazione dei mercati finanziari. Oggi, ti ripeto, anche le più importanti organizzazioni internazionali provano a censire un fenomeno che dal mio punto di vista veramente non si potrà mai censire, perché tu prova ad immaginare ogni minuto che passa quante società fanno fusioni, acquisizioni, vendite, cessioni di rami di attività. Non lo puoi quantificare, ma va regolamentato, perché in questo modo è anche possibile, come spiego nel libro, per la multinazionale dirottare le perdite al di fuori del gruppo in un attimo, quindi accollare alla collettività dei costi, bloccare il potere contrattuale dei lavoratori, far crescere la disuguaglianza sociale. Questo è il grande tema. Cosa sappiamo noi oggi veramente delle multinazionali? Se noi, e la chiave è capire le strategie e quanto paradossalmente queste siano al di là anche di qualsiasi basilare regola della concorrenza, possiamo mettere in discussione il sistema di globalizzazione e da lì attuare una ripartenza. Ma senza questa presa di coscienza siamo destinati a subire totalmente quello che fanno le multinazionali, perché, e voi l'avete subito nel settore dell'informazione, maggiore è il potere delle multinazionali, io ho fatto anche un'indagine su Amazon in questo libro, maggiore poi è la loro tendenza a fuoriuscire dal campo della mera produzione del profitto. Jeff Bezos, per esempio, ha intenzione di, fondamentalmente ha creato con Amazon una un micro universo sociale, quindi non è più soltanto una questione di profitto, ma lui vuole acquisire tante attività di tanti settori produttivi e portare avanti una propria idea di sviluppo, di socialità, di modo di relazionare, attraverso cui i dipendenti si devono relazionare tra loro. Quindi più cresce il potere delle multinazionali, più questa è una possibilità di interferire sulla governance pubblica e quindi sui diritti pubblici. E chiudo, tornando alla nostra prima battaglia, questo ci spiega perché con tanta facilità nel MES, nel Trattato sul Meccanismo Europeo di Stabilità, è stata introdotta la possibilità da parte di finanziatori privati di poter partecipare ai piani di finanziamento pubblico e poi dei cosiddetti osservatori e di poter partecipare alle riunioni dove poi sostanzialmente si decidono le riforme dei paesi. E non è un caso che le riforme, come io ho documentato in questo libro, che sono state decise dalla Troica e poi dal MES, leggendo i protocolli d'intesa, quindi i documenti alla mano, sono tutti provvedimenti di matrice assolutamente classista, contro i lavoratori e in favore del capitale privato. Tu parli di globalismo, no? Attribuisci sempre questa dinamica negativa che stai descrivendo al globalismo, vuole lottare contro il globalismo. Per capire perché il globalismo, una chiave di lettura per spiegare alle persone che sono a casa perché il globalismo alla fine non vada bene, no? Pensiamo, hai fatto l'esempio dell'informazione, cioè noi siamo stati censurati, oscurati come canale e ci siamo comprati una televisione, va bene così. Però questo è un esempio che spiega benissimo il fatto che globalismo significa anche aziende multinazionali, ormai multigalattiche diremmo, talmente grandi che operano in tutto il mondo, che fanno talmente tanti soldi che sono superiori ai PIL di molti paesi messi insieme, imprenditori che diventano così ricchi, così pervasivi, che assorbono tutte le quote di mercato che ci sono, come Amazon e Jeff Bezos, che poi sfuggono a qualunque regola democratica, qualunque legge. In Italia abbiamo la legge che protegge la stampa non è soggetta a censure, ma nel momento in cui perfino la televisione diventa obsoleta perché ci sono dei servizi talmente estensivi, utilizzati ovunque, il famoso globalismo dell'informazione, che uno poi non si rivolge più ma va diretto alla televisione normale, ma va direttamente su questi servizi, a quel punto loro diventano tana libera tutti, sono cani sciolti, possono fare ciò che vogliono, possono sfruttare qualunque lavoratore, possono vessare i cittadini, possono sottrarre i diritti, lo stiamo vedendo anche adesso da un altro punto di vista, il globalismo farmaceutico. Allora, è questa la chiave, cioè per questo il globalismo va combattuto, perché crea dei mostri che non si possono più controllare in quanto gli stati si sono evoluti come con la capacità di andare a legiferare, codificare, attribuire diritti e doveri, oneri, però su un territorio limitato sul quale hanno il controllo, ma se tu apri le porte, fai entrare chiunque, non sai più, non puoi più controllare. E questo è il motivo per cui il globalismo
va osteggiato, oppure a tuo parere poi ci sono anche altri elementi? La globalizzazione economica non potrà mai essere un qualcosa di democratico, anche con tutte le buone intenzioni, e questa secondo me apriremo tra poco una nuova era del dibattito, cioè non più è soltanto dire non ci piace, come ha detto tu, la globalizzazione, ma è possibile avere un mondo globalizzato così come lo stiamo costruendo, democratico e più egualitario? No, assolutamente non è possibile, e le multinazionali questo ce lo stanno dimostrando ed è sotto gli occhi di tutti. Se tu crei, soprattutto con l'innovazione tecnologica, consente oggi alle multinazionali di controllare attività sparse per il mondo in modi che prima erano assolutamente impensabili, quindi c'è un controllo in tempo reale di tutte le attività. Quindi una globalizzazione economica che parte da questo presupposto per forza deve avere una politica che converge verso, diciamo, questo autoritarismo economico, perché non può essere espressione di null'altro. Quindi se tu lasci il capitale espandersi in questo modo, la globalizzazione che presuppone standardizzazione dei diritti, standardizzazione dei sistemi produttivi, ma quello che è risultato lo stiamo vedendo, perché tu standardizzi, consenti al capitale di potersi espandere in questo modo, per forza poi il risultato è questo. Quindi non può esserci una forma, anche con le migliori intenzioni, di controllo politico di un sistema economico e finanziario globalizzato per cui la politica può solo soccombere, mentre consentire una differenziazione, una frammentazione a livello locale della gestione delle attività produttive, ancorché gestite dai privati e non solo dal pubblico, può consentire anche un sistema di adattamento e di elasticità, diciamo, contro queste dinamiche di sostanziale oligarchia mascherata da falsa concorrenza, e può consentire appunto anche le reazioni da parte degli stati possono essere più veloci, perché magari c'è un momento politico in cui un paese spinge verso questa forma di autoritarismo economico, mentre dall'altra parte un paese no, quindi qualcuno sperimenta delle norme sul lavoro, perché questo è il punto, Claudio. Se tu vai a standardizzare le norme sul lavoro, la capacità nostra di reazione rispetto a delle deviazioni da parte del sistema economico e più in particolare delle multinazionali, abbiamo una rigidità tale che non siamo politicamente in grado di porre degli argini. Ed oggi, nonostante a livello, diciamo, i paesi che godevano prima di un diritto del lavoro veramente all'avanguardia come il nostro, distruggere il diritto del lavoro ha avuto come conseguenza quello di andare a rompere quegli argini, perché, e io lo vedo perché sono consulente di grandi vertenze, chi è il primo soggetto sociale che ha interesse affinché una impresa non venga distrutta, affinché delle anomalie non portino alla sua stessa distruzione? È il lavoratore, perché il suo stipendio dipende anche dalla sopravvivenza chiaramente dell'azienda. Quando soprattutto il sistema finanziario, quindi questa unione tra sistema finanziario ed economico, mettono insieme delle manovre speculative, delle manovre appunto di distruzione dell'economia reale per ottenere nel più breve tempo possibile un riscontro di natura finanziaria, accade che alla base, io l'ho documentato con casi concreti, c'è la distruzione dell'attività. Il lavoratore che ci sta dentro è il primo che si accorge di quello che sta accadendo. Molti lavoratori hanno fatto caso dicendo: attenzione, che questa non è una vera operazione tipo di trasferimento di attività reale, qua si sta compiendo un'operazione speculativa. Il giudice che è chiamato a decidere sul caso, perché c'è il diritto del lavoro che consente al lavoratore di potersi difendere, studia il capitalismo. Io molte verità le ho scoperte perché ho studiato moltissime sentenze. Allora, ti fermo un secondo, Lidia. Allora, tu sai che adesso siamo in televisione, ci hanno sbattuto fuori da YouTube, però la televisione è un canale di flusso, quindi le interviste devono iniziare e durare un tot, perché poi c'è un palinsesto e una guida. Allora, io, siccome non ti voglio perdere, voglio andare avanti per un'altra mezz'ora, quindi ti faccio una domanda. Cosa possiamo fare per uscire da questo sistema? Cioè, la soluzione cos'è? Il sovranismo? Fare un altro partito politico e andare a riprendersi il potere? Cacciare le multinazionali come fa Putin? Che cosa possiamo fare? E allora, io nel libro, alla fine, proprio perché non si può parlare sempre dei problemi senza dare delle soluzioni, ho proposto un manifesto, chiamato così per comodità, anche se evoca chiaramente il vero grande manifesto del passato, il manifesto della lotta di classe nel XXI secolo, dove ho tracciato tutta una serie di punti, di questioni, di principi per poter invertire rotta sia dal punto di vista politico, sindacale che sociale. Quindi un ripensamento anzitutto ideologico,
perché l'ideologia è sempre alla base di qualsiasi cambiamento. Se non si hanno delle idee, se non si ha una visione di società a lungo periodo, c'è il vuoto. Il vuoto ideologico è chiaramente un vuoto per forza programmatico. Quindi dobbiamo invertire rotta, andare oltre il grande inganno su cui è caduta la sinistra a livello mondiale, che è la cosiddetta terza via, cioè dai, in fondo non c'è un conflitto tra destra e sinistra, scusa, tra capitale e lavoro, e quindi possiamo stare tutti nella stessa barca per l'interesse superiore. Si è visto come questo interesse superiore poi alla fine è sempre l'interesse del capitale, cioè del più forte, e quindi bisogna ritornare all'idea della contrapposizione tra classi, mai venuta meno. Semplicemente il capitale ha continuato a condurre la lotta dalla sua parte, i lavoratori l'hanno abbandonata. Quindi togliere di mezzo la terza via, l'idea della pace sociale, è che la lotta è l'unico strumento per poter tenere in equilibrio gli interessi del capitale con quelli del lavoro. Questo ripensamento ideologico. Stai attenta al microfono, Lidia, che c'è sempre più problema di prima. Ok. Questo ripensamento ideologico deve avvenire non soltanto all'interno della sinistra, sinistra io intendo non un partito specifico, ma per quelle persone, ecco, che anche se si vuole fondare un altro partito, però insomma l'importante è che si capisce che la sinistra deve anzitutto essere rifondata ideologicamente e conseguentemente poi sotto il profilo programmatico, rimettere al centro la difesa del lavoro e mettere in discussione l'attuale processo di globalizzazione, studiando come i meccanismi delle multinazionali. Il sindacato deve rimettere in discussione anche la propria deriva dell'avere preso una cantonata, ad aver appoggiato questa idea della concertazione sempre e comunque. Ai tavoli di trattativa bisogna sedersi, ma solo dopo aver lottato e aver avuto potere contrattuale. Senza questo tipo di potere non ha alcun senso fare dei tavoli di trattativa. Rimettere in discussione la comunità internazionale, quindi i rapporti tra gli stati sì, ma con l'obiettivo di ostacolare questa forma di globalizzazione, e quindi far retrocedere tutte quelle organizzazioni internazionali che sono state invece costruite su questo, diciamo, presupposto, su questo paradigma della globalizzazione. E queste sono soltanto alcune delle proposte contenute in questo manifesto, perché appunto possiamo cambiare le cose, non è vero che non si possono cambiare, si possono cambiare, e questo manifesto vuole essere, come dire, un punto d'inizio per poi studiosi, attivisti, la mia idea è questa, di tutto il mondo, politici di tutto il mondo, possono utilizzare questo libro per, diciamo, avere un buon punto di partenza. La conoscenza ovviamente è sempre la base di tutto, perché appunto senza conoscenza, senza l'interdisciplinarietà, perché noi abbiamo lasciato negli ultimi anni troppo spazio agli economisti, infatti è vero che mi presentano… Sono un po' come gli urologi, eh? Sì, però attenzione, che non credo che, insomma, gli economisti abbiano mai fatto il danno che hanno fatto i virologi in quest'ultimo periodo. Non i virologi, ma l'uso politico che se ne fa. È la stessa cosa degli economisti, non gli economisti in sé, ma l'uso politico che viene fatto della scienza. Ed infatti nel libro, e questa parte se riuscirà a leggerla ti piacerà moltissimo, io ho fatto l'analisi di quello che è accaduto in Sud America. È una situazione, sembra quasi un film fuori dal mondo, ma in realtà è qualcosa che ci riguarda, perché attenzione, sai quando è stato creato il primo governo tecnico della storia moderna, Claudio? Lo voglio assolutamente sapere. Pinochet, in Cile, dittatura di Pinochet. Gli americani andarono ad aiutare Pinochet ad introdurre le politiche dell'austerità, l'idea di poter essere controllati da organizzazioni internazionali, utilizzando il mito del tecnico, cioè dell'economista che avrebbe potuto avere quelle competenze che il politico non poteva appunto utilizzare. E questo è stato il primo governo tecnico. Se ti leggi i dettagli di quello che è accaduto e di quante somiglianze ci siano con l'idea, cioè noi utilizziamo troppo facilmente questa idea del governo tecnico, ma è una cosa tremenda, cioè come è nato, il significato che ha avuto, come viene strumentalizzata la scienza per far passare delle scelte politiche camuffandole da scelte scientifiche. Ed è impressionante, perché il Fondo Monetario Internazionale ha concesso un prestito a Pinochet, i cosiddetti Chicago Boys. Chiedete oggi a un sudamericano se non sanno chi sono i Chicago Boys, quindi quelli della scuola di Milton Friedman, che sono andati lì a prendere dei posti di governo in Cile con la dittatura di Pinochet,
per portare avanti quello che oggi noi definiamo neoliberismo. Senza storia noi siamo destinati a subire il passato, noi siamo dentro il passato, non siamo nel futuro. Siamo proiettati dentro un brutto ritorno al passato. È impressionante quando parli dei tecnici, perché noi il primo governo tecnico, vabbè, ce ne sono stati forse precedentemente, ma il primo dell'era nuova è il famoso governo Monti, te lo ricordi, nel 2011, di cui noi tanto parlavamo nelle nostre trasmissioni televisive, avendoci forse visto lungo, Lidia, perché poi se ne sono susseguiti a non finire e forse siamo ancora, non siamo più tornati, diciamo, alla politica. Anche quando c'è stato un rigurgito di democrazia, ci sono state le ultime elezioni, cui sembrava che i partiti che dovevano essere più vicini al popolo avevano preso tanti voti, poi in realtà sono stati subito neutralizzati, insaccati, diciamo, da questo, da questa specie di potere gelatinoso che dall'alto ha sempre, diciamo, in mano alla fine le leve del potere e sa sempre come azionarle per ritornare in possesso del pallino. Ma non è, il governo tecnico non è una contraddizione in fondo, perché voglio dire, chi capisce un po', perché ha studiato un minimo di educazione civica, sa che esiste il governo, esiste il Parlamento, e il Parlamento può avvalersi di commissioni, nelle commissioni ci sono le audizioni, e quindi nelle audizioni si sentono i tecnici, quindi alla fine, siccome è il cittadino che deve decidere quello che deve fare, è come quando tu fai fare un preventivo perché devi ristrutturare casa, chiami i tecnici, no? Chiami l'architetto, chiami il geometra, ti fai fare un po' di preventivi e poi chi sceglie? Sceglie l'architetto, sceglie il geometra come devi farti casa o scegli tu? Scegli tu, poi se alla fine hai scelto l'architetto sbagliato ne pagherai le conseguenze. Allora perché bisogna fare un governo tecnico se in fondo alla fine è tutta politica, cioè la democrazia vive grazie al potere che dovrebbero avere i cittadini? Ma in realtà i governi tecnici, come dico appunto nel libro, non esistono, perché un governo fa sempre scelte politiche, da Draghi, da Monti, tutti fanno scelte politiche. Monti ha fatto la scelta dell'austerità, che è una scelta politica, semplicemente siccome era una scelta impopolare era necessario farla passare per un qualcosa che fosse sganciata da quei partiti che poi dovevano presentarsi dinanzi all'elettorato e quindi non volevano subire le conseguenze delle loro azioni. Non soltanto in Italia, ma anche nel resto dell'Europa e poi del mondo, appunto il governo tecnico, il cosiddetto concetto della governabilità, di quell'interesse, come ti ho detto prima, superiore della nazione, quindi attenzione che non è colpa di nessuno, c'è un problema superiore, tutti i partiti possono unirsi e fare delle alleanze che altrimenti sarebbero improponibili dinanzi all'elettorato. Questo è il vero punto, quindi oggi la crisi dei partiti, soprattutto quelli di sinistra, si trincera dentro il cosiddetto necessità della governabilità. Necessità, come oggi stiamo vedendo in Italia, che abbiamo la destra e la sinistra al governo insieme, questa appunto è l'espressione massima del fallimento della politica, che non è più capace, perché non crede nemmeno lei in se stessa, di presentarsi così per com'è dinanzi all'elettorato e quindi ci si deve inventare qualcosa, quell'interesse superiore per poter giustificare cose ingiustificabili. Però qual è? Cos'è che sta accadendo? Il Sud America lo sta dimostrando, sta accadendo che ormai l'austerità, il neoliberismo sono assolutamente impopolari, quindi anche se è come dire chi porta avanti queste politiche a livello internazionale presenta dei nuovi volti, appoggia dei nuovi volti, questi hanno, diciamo, un arco di azione che è veramente brevissimo, però l'Italia sta sperimentando, secondo me, oggi con questo governo Draghi, anzitutto quindi ormai è sufficientemente chiaro che noi non decidiamo più nulla, perché lo abbiamo visto appunto con il recovery plan, praticamente i partiti si uniscono tutti, chi diciamo con delle idee più o meno buone, però si uniscono tutti e fanno quello che viene deciso a livello internazionale. Qualcuno fa un po' più di resistenza e ben venga, però sostanzialmente significa che qualsiasi cosa andiamo a votare, poi l'agenda politica viene decisa sempre dall'alto, che è quello che abbiamo sempre denunciato, e ci davano pure dei complottisti su questo e oggi la cosa è abbastanza evidente. Ma a questo punto, secondo te perché? Cioè perché non si riesce ad avere una forza politica che poi quando occupa gli scranni del potere o del palazzo non si allinea, diciamo, in maniera quasi servile ai dettami che arrivano dal globalismo, perché anche la politica si è globalizzata, per cui uno deve stare a sentire quello che dice Biden, quello che dice la Presidente della Commissione Europea, quello che dice addirittura il leader cinese, dico, ma siamo in Italia, perché dobbiamo allinearci a... perché non, cos'è, paura? Non sono coraggiosi, li minacciano, oppure come, questa è una cosa che ritengo io, magari tu hai un'altra idea, sono schiacciati da questo strapotere dei media,
dell'informazione perché attiva immediatamente la macchina del fango se non ti allinei, ma a questo punto vanno abbattuti i media, non i politici. Allora, io credo che sia alla base di tutto questo, ci sono tante verità che hai detto, però alla base credo che il vero motivo principale sia il fatto che oggi nessuno a livello politico sa come gestire l'attuale fase di globalizzazione e retrocedere rispetto ad essa. Quindi questo è il grande problema. Cioè oggi supponiamo che io e te andiamo al governo, se non capiamo dentro quale mondo stiamo vivendo, come si muovono le multinazionali, quanto le norme le stanno incentivando, come poter tornare indietro, che tipo di relazioni internazionali, come fare nuovi trattati internazionali, cioè se una forza politica non ha veramente in mente, attraverso studi, mettendo sul campo persone che sanno pezzettini di verità, non si mette in discussione questo e quindi non si inizia a capire cos'è veramente oggi la globalizzazione e come poter tornare indietro, si è, diciamo, necessariamente portati a subire questa cosa qua. Ed oggi il governo Draghi sta commettendo due enormi sbagli. Ora, ammettiamo che Draghi sia un sincero globalista, quindi pensa veramente che attraverso una maggiore Unione Europea si possa, perché io inizio a credere che lui veramente ci crede in questo per la battaglia che ha condotto contro il MES per far ridimensionare i tedeschi, però il punto è che non può funzionare perché qualsiasi unione politica è solo funzionale a questa unione, diciamo, espansione della globalizzazione, quindi non funzionerà. E digitalizzare ancora di più le attività della pubblica amministrazione dentro questo sistema significa togliere ancora pezzi di potere alla politica per darle alle multinazionali. Non ce la faranno. È il momento che a livello mondiale la politica studi attentamente come far retrocedere le multinazionali, non attenzione esercitando, diciamo, una forma di autoritarismo poi fino a se stessa, quindi la politica che alla fine sostituisce in questo autoritarismo il capitale, ma secondo me, e questa per me è la strada proprio giusta, se ci rileggiamo la Costituzione, ha cercato di mantenere appunto questo equilibrio, un equilibrio democraticamente sostenibile tra interesse del profitto privato e interesse delle masse. Bisogna lavorare lì, quindi deve cambiare il sindacato, devono cambiare i partiti di sinistra, deve cambiare la politica in generale, anche quella di destra, perché non conviene più a nessuno, perché tra poco vedrete che non deciderà più niente nessuno, quindi che il politico sarà lo stagista della multinazionale. Bisogna rimettere in discussione, studiando per bene, questo attuale sistema di globalizzazione. È il punto di vista del lavoro, è quello più interessante, perché come ti ho detto prima, il lavoratore è il primo che è in grado di sapere spiegare, e quindi la magistratura, che poi è chiamata dal lavoratore per essere difeso, sono i primi che riescono appunto a capire cos'è che non funziona. E io da questo lavoro sul campo tratto veramente moltissime verità su come ridimensionare le multinazionali. Beh, è un obiettivo molto ambizioso, anche perché, insomma, io poi sono, tu sei una grande studiosa, quindi ti rivolgi agli studiosi, però io che sono un po' più concreto, mi dico, ma se questi hanno miliardi, diciamo, se hanno più soldi e potere degli stati a livello sia di PIL che di legami, interessenze, come fai a combattere, come fa Davide a combattere Golia oggi? Tu mi dici la politica deve riprendersi in mano il pallino delle multinazionali, ma la politica, la mia domanda è interessata a riprendersi il pallino delle multinazionali, o la politica tutto sommato è frutto e espressione del potere economico produttivo e quindi delle multinazionali, e quindi non può fagocitare se stessa? Cioè, l'esperimento dei 5 Stelle era nato ed era interessante proprio perché si mettevano persone completamente avulse da qualunque sistema e interessenza economico di potere nelle posizioni, insomma, non dico di potere, ma in grado di decidere delle cose, e quindi si sarebbe dovuto assistere a uno scontro nei fatti. Anche questo non è avvenuto, perché alla fine, se tu prendi delle persone deboli, non formate, non abituate a gestire il potere, e li metti in posizione di potere, nella maggior parte dei casi, a meno che di rarissime eccezioni, queste vengono abbagliate dal potere e pensano di non sapere nulla, come in effetti è, e quindi si mettono in scia e dicono, vabbè, allora forse adesso che siamo qua dobbiamo capire, mi affido a chi le cose le sa di più, e quindi questa è la migliore delle ipotesi. Quindi, diciamo, come fa la politica, vi faccio la domanda, è interessata
a smarcarsi dalle multinazionali, o alla fine, essendo il maggiordomo delle multinazionali, non gli interessa? Ma ad oggi qualcuno ha già capito che se non si cambia il modo di rapportarsi con le multinazionali, comunque sono destinati a perire i partiti. Qualcun altro non lo ha ancora capito, ma lo capirà, perché ormai i processi vanno ad una velocità, questo processo ha una velocità impressionante, e quindi dovranno capirlo, altrimenti comunque i partiti, avendo la necessità di dover avere il consenso delle masse, prima o poi il problema dovranno seriamente porselo. Allora io credo questo, Claudio, che le cose verranno inizialmente gestite malissimo, come un po' si proverà a fare, tu vedrai tra poco, perché la politica crederà di poter gestire, ridimensionare le multinazionali attuando soltanto quelle che io potrei definire, diciamo, un pezzettino di fase pur comunque necessarie, e cioè appropriarsi del potere delle multinazionali, ridimensionare le multinazionali per sostituirlo con un potere politico, il che può avere un senso dentro un progetto però diverso da un autoritarismo di natura pubblica, perché quello è comunque autoritarismo, perché deve mirare a un riequilibrio rimettendo di mezzo bene i lavoratori e i sindacati come potere collettivo. Perché se noi pensiamo, ti faccio un esempio pratico così la gente lo capisce, se oggi il nostro modo per ridimensionare le multinazionali è la cosiddetta patrimoniale dello 0,5%, ma anche se fosse il 2%, Claudio, anche il 10% dei profitti prodotti alle multinazionali, io ti potrei dire almeno 10 modi attraverso cui queste poi sarebbero in grado di riprendersi quello che tu gli hai tolto, soldi filtrati dalla politica che comunque non arriverebbero mai veramente alle masse, se non alle fasce più povere, ma in un processo in cui saremo tutti sempre più poveri, quindi non ci conviene lo stesso. Qual è la soluzione che io ho scritto anche, io ho proposto anche nel libro? Bisogna agire, quindi avere un momento di autoritarismo politico, quello purtroppo ci dovrà essere, ma agire, diciamo, ripristinando un processo a monte della redistribuzione della ricchezza, cioè ridare al lavoratore la possibilità di poter avere più potere di contrattazione, aumentare i salari. Allora lì vi è la capacità di ridimensionare le quote di profitto, le quote di ricchezza, soltanto in questo modo, quindi consentendo alle masse, ai lavoratori, e quindi di poter estrapolare di nuovo un certo tipo di ricchezza, una certa quantità di ricchezza, sarà possibile ripristinare un equilibrio. Quindi sono questi due percorsi paralleli, ma la politica, Claudio, ne prenderà soltanto un pezzo, cioè cercheranno di dare comunque alle masse un'idea di lotta alle multinazionali, e quindi ci sarà la patrimoniale, e loro se lo riprenderanno, la situazione degenererà. Però infatti, diciamo, la politica sta cercando di espropriare il residuo. Sai che siamo un paese abbastanza ricco, nel senso che rispetto alla media degli altri paesi ancora abbiamo una ricchezza privata notevole, nel senso che c'è chi ha le case, eccetera. Stanno cercando di andare in una direzione in cui nessuno deve avere più niente. Cioè, anche questo impoverimento, depauperamento produttivo, che poi porta al fallimento delle famiglie, porta alla vendita dei propri beni. Uno che non ha più niente, che non riesce più a lavorare, cosa fa? Vende, no? E quindi rimette liquidità nel mercato. Finirà come hanno già, diciamo, auspicato ai massimi vertici, massimi livelli, in un mondo in cui nessuno avrà più niente. Cioè, dicono, tu non devi avere niente, devi essere felice, deve essere tutto a noleggio, devono essere tutti i servizi in cloud, deve essere tutto tipo YouTube, che tu ti apri le cose gratis e poi se vogliono loro ti chiudono, ti spengono tutto. Allora, diciamo, tu dici i lavoratori devono tornare in possesso di una ricchezza che significa anche capacità contrattuale, ma la direzione che loro vogliono prendere infatti è l'opposto, l'impoverimento totale, definitivo, anzi l'eliminazione forse anche della capacità transattiva, con l'eliminazione del contante e di tutto il resto, delle persone che non avranno più niente. Ti risulta che sia questo il processo in corso? Ma assolutamente sì, ma l'esempio pratico, infatti sono stata attenta appunto alla patrimoniale sulle multinazionali, ma non sulle famiglie, perché sarebbe un'assurdità proprio in un momento come questo, in cui le case fondamentalmente per molti oggi sono un costo, quindi significa anche una sinistra fuori dalla realtà, una sinistra che vuole tassare il patrimonio comunque delle fasce di popolazione, della fascia media della popolazione. Ma il processo è questo, e persone anche in buona fede di sinistra ci stanno cascando, per esempio con il dibattito
dibattito sul salario minimo. Quando in un paese come l'Italia la stragrande maggioranza dei lavoratori sono coperti dalla contrattazione collettiva, se tu oggi chiedi a qualsiasi grande multinazionale che tu dici guarda io come obiettivo politico per i lavoratori il salario minimo, ma quelli ti dicono grazie perché oggi, come dire, mirare al salario minimo purché non aumenti, purché non sia mai un salario massimo, mentre oggi molti lavoratori sono ben al di sopra del salario minimo, significa livellare tutto verso il basso. Se il nostro punto di arrivo stupido della sinistra è il salario minimo, significa, come dici tu, che tu arriverai a un 1500 euro di stipendio, avrai quel minimo orario che poi la politica quando vorrà all'occorrenza ti diminuirà. Infatti l'ho criticato molto, quindi non soltanto tu livelli tutto verso il basso, perché oggi il tema vero è intanto salviamo il salvabile di quelli che stanno molto meglio del salario minimo e poi vabbè, insomma, questo è un capitolo anche molto lungo del salario minimo, però guarda qual è l'inganno entro cui stiamo cadendo. Noi immaginiamo che ci sia una diffusione generalizzata del salario minimo legale. Legale significa stabilito dalla politica. Ma la politica un domani, oggi magari fissiamo un salario minimo a 9 euro, domani c'è la crisi economica, c'è l'emergenza, da 9 andiamo a 8, da 8 scendiamo a 7, perché no? E determiniamo un controllo politico dei salari, un livellamento verso il basso. Oggi l'idea del salario minimo è un'idea assolutamente non liberista, non ha nulla a che fare con un'idea di progresso salariale del lavoratore, ed entriamo a volte nel paradosso, lo vedo un po' su Twitter, dove alcuni personaggi iniziano a prendersele con le partite IVA che guadagnano un po' di più del salario da fame. Cioè, se tu muori di fame sei da tutelare, tu invece devi tutelare la gente e far sì che possa andare molto al di sopra del salario minimo. Questa è una vera idea di sinistra. Sono efficaci quelle lotte pensate dai cittadini che a volte pensano, non so, di fare mobbing sugli acquisti, ad esempio dice non comprate nulla su Amazon. Possono impensierire davvero questo grande ipercapitalismo globalista? No, bisogna togliere potere alla radice, non è questo il punto secondo me. Bisogna togliere potere alla radice, infatti per esempio quando i lavoratori protestano magari dicono che non acquistate magari in quella determinata giornata in cui noi facciamo lo sciopero e quindi va per esempio fatto, però ecco, il loro obiettivo non è andarsene a casa perché non c'è più lavoro. Oggi va cambiato sicuramente il sistema, però come dire è inutile boicottare una multinazionale quando in realtà tu politicamente devi cambiare proprio la struttura sopra cui questa si muove, quindi diciamo ledere al suo potere alla base, anche perché attualmente con ti chiudono in casa, ma obiettivamente Claudio tu pensi che la maggior parte della gente stia a non farsi inviare le cose dalla multinazionale, quindi va proprio cambiato il sistema. Come diceva Marx, un lavoratore non deve prenderselo con la macchina, ma deve prenderselo con il sistema dentro cui questa macchina, diciamo, non è la macchina che schiavizza l'uomo, ma è l'uso che il capitale ne fa. E per contrastare oggi l'uso che il capitale fa di questa appunto struttura organizzativa bisogna cambiarlo politicamente. Quindi Amazon deve essere ridimensionato politicamente e gradualmente passare ad un'altra idea di impresa più locale. Senza di questo, comunque la si pensi, non è possibile contrastare la diseguaglianza sociale. La democrazia è intimamente legata col benessere delle masse, è venuto meno il potere dei lavoratori, è venuta meno la necessità della democrazia, è venuta meno appunto anche la dicotomia tra destra e sinistra, e ci ritroviamo in una situazione che noi denunciamo da anni, che è quella attuale. Era ovvio che saremmo arrivati in questa situazione qui. È inutile continuare a fingere, abbiamo preso una grossa cantonata e per fortuna non in Italia, ma all'estero il dibattito, diciamo questo dibattito sulla lotta di classe, sulla necessità di rafforzare di nuovo il potere dei lavoratori è in campo. Le multinazionali vanno ridimensionate, senza questo passaggio non abbiamo nulla di cui discutere a livello politico. Va bene, grazie Lidia, sei stata chiarissima. Rifacciamo vedere un attimo il tuo libro, che è questo qua, La lotta di classe nel XXI secolo. La nuova offensiva del capitale contro i lavoratori, il quadro mondiale del conflitto e la possibile reazione democratica. Lidia, mi raccomando, il prossimo libro lo scrivi con BioBlu, vero? Ok, va bene. Ciao Lidia Ondiemi, ciao. Ciao.